Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale e oggi andremo a riprodurre questo orecchino. Allora, l'orecchino di per sé è veramente semplice e avevo l'esigenza di creare un modulo carino per orecchini bracciali visto che avevo comprato questo materiale nuovo. Vedete, queste sono delle perline di vetro con i fori passanti, un po' come le tila, ok? Questo romboidale e questo invece rotondo. Circa 6 mm, e da qui è nato quindi questo modulo. Allora, il modulo si può fare sia in modo semplice, quindi non incastonando il rivoli da 10 che ho inserito, oppure con l'incastonatura, quindi vedete voi a seconda della vostra esigenza. Ok, quindi procediamo, andiamo a vedere il materiale. Io ho creato l'orecchino, voi volendo potete fare un bracciale, collane, insomma, il modulo veramente è versatile. Ok, procediamo, vediamo l'occorrente. Quindi l'occorrente, per chi naturalmente vuole fare un modulo come questo avendo questo materiale. Quindi abbiamo bisogno di questi rombi di vetro con doppi fori passanti. Abbiamo bisogno naturalmente di questi altri vetri rotondi, naturalmente 6 mm, sempre foro doppio passante. Poi abbiamo bisogno super duo di due colori. Io li sto usando sul verde e sull'argento. Cristalli 3x4, perle 5 mm, due tipi di rocaille 11-0 e due naturalmente 15-0. Una goccia come questa o quello che volete, come ciondolino. E poi naturalmente l'ago, il filo, l'ago il 10 o il 12, a seconda di come vi trovate meglio. Il filo io sto usando un Crystal Fireline semplice 0,15, questo. Ok, quindi procediamo e naturalmente dimenticavo un cristallo. Io l'ho usato in Swarovski questo verde, sto aspettandolo perché ne avevo solo uno, ho fatto l'ordine. E comunque giusto per farvi vedere, la grandezza deve essere un 10 mm circa. Poi voi naturalmente all'interno potete mettere qualsiasi tipo di lavoro di colore, insomma, se non vi piace il verde, anche il cristallo è molto bello, o un grigio. Perfetto, quindi iniziamo con la lavorazione. Naturalmente tutte queste informazioni riguardo il materiale voi le ritroverete anche nell'info box. Primo step, bisogna inserire queste perline di vetro. Vedete che qui convergono e qui divergono. Allora, queste prime due devono convergere, anche queste, ma queste due centrali no. Quindi dovete inserirle in questo ordine, mi raccomando, perché altrimenti l'orecchino non viene. Quindi una volta che avete inserito questa sequenza, chiudete come al solito il cerchio e passate all'interno della lavorazione un paio di volte, fate il nodino. Ci troviamo quindi alla fine, quando avete fatto il nodino. Chiuso il cerchio ci troveremo in questa situazione. Adesso dovremo fare la decorazione frontale. Cominciamo. Quindi sul lago dobbiamo inserire tutte 13-0, 15-0, quindi 3 satinate, una argentata e altre 3 satinate per un totale di 7. Quindi usciamo dalla perla, rientriamo dal lato opposto della perla, il foro naturalmente, in questo modo. E abbiamo creato il primo picco. Procediamo adesso a passare attraverso questa perlina in vetro nera e usciamo da quest'altra per creare lo stesso picco. Dobbiamo fare quindi su tutte e tre queste perle bianche la stessa cosa, cioè lo stesso picco. Procedete e ci vediamo alla fine. Prendo quindi le ultime perline di questo passaggio e abbiamo creato i 4 picco. A questo punto noi dovremo inserire, quindi girando queste rocaille, ci creeremo una sorta di cestino. Qui quindi dovremo aggiungere sempre le perle, le stesse perle da 5 mm. Quindi saliamo
all'interno delle rocaille, le prime quattro, in questo modo. Ed inseriamo a questo punto una perla da 5. Ci portiamo all'interno della rocaille centrale del picco successivo, in questo modo, tirando il filo naturalmente. Ecco qui che abbiamo creato questa decorazione. Procediamo, quindi inseriamo un'altra perla da 5 e rientriamo all'interno della rocaille del picco successivo, quella centrale. Ok? Dobbiamo fare questo per tutto il giro. Qui procediamo in questo modo. Quindi finendo questo passaggio, vedete, tirando si crea questo decoro. Mi raccomando, ripassate all'interno della lavorazione almeno un paio di volte. Ci ritroviamo quando avete effettuato questa operazione. Quindi, creato questa decorazione, dobbiamo passare attraverso la lavorazione fino ad arrivare a queste perle laterali, uscire naturalmente da una di queste perle. Dobbiamo a questo punto, se vogliamo incastonare lo strass, sia esso rivoli come questo a 10 mm, o anche io ad esempio ho assemblato questi due, erano due resine, vedete c'è la base piatta, io le ho assemblate insieme creando una specie di castone. Quindi, oppure addirittura anche questi tipi di cristalli li potete inserire, vedete, hanno il foro che passa. Quindi dobbiamo inserire qua, per un totale di 9 rocaille 15-0, io uso colori diversi per la perlina centrale, passiamo attraverso il foro, però quello dalla parte opposta, uscendo poi naturalmente in questo modo. Dobbiamo creare la stessa incastonatura, diciamo la stessa decorazione che nella parte frontale. L'unica cosa che cambia è l'inserimento delle rocaille. Davanti sono 7, dietro sono 9. Quindi passiamo all'interno della perla di vetro nera. Sono simili alle tila queste nere. Cambia un po' la forma. Usciamo dalla perla e inseriamo nuovamente sul lago altre 9 rocaille. Questo lo dobbiamo fare per tutto il giro, ok? Ci vediamo alla fine del giro. Sto inserendo a questo punto, l'ultimo passaggio di questo giro, le ultime rocaille all'interno della perla, vedete? Abbiamo creato questo cestino, questo, definiamolo tale, insomma. Passiamo adesso all'interno delle prime 5 rocaille, poiché dobbiamo incastonare lo strass o quello che deciderete, insomma. Quindi a questo punto decidiamo cosa inserire. Un rivoli 10 mm come vi avevo precedentemente fatto vedere, diciamo uno strass doppio in questo modo creato da me in resina, o quello che più desiderate, un cristallo tipo questo, ok? Beh, va all'interno, anche se è un po', diciamo, un po' alto, vedete. Io vi consiglio un rivoli o quello che ho creato io con due resine applicate insieme con un po' di colla. Ok, quindi all'interno dovremmo poi inserirlo. Quindi a questo punto sul lago, o meglio sul filo, 3 rocaille 15-0 e ci portiamo all'interno della rocaille del picco successivo, quella centrale. Ok? Così. Tiriamo il filo. Questo lo dovremo fare per tutto il giro, quindi altre 3 rocaille.
nella rocaille del picco successivo, sempre quella centrale, in questo nodo. Facciamo questo per tutto il giro. Quindi ho inserito le ultime rocaille. Prima di tirare, naturalmente, inseriamo il rivoli all'interno. Tiriamo a questo punto. Vedete? Quindi adesso chiudiamo bene la lavorazione per incastonare bene il rivoli. Una volta che avete incastonato bene i rivoli, quindi mi raccomando, passate attraverso la lavorazione più volte, in questo modo il rivoli non si muove più. Usciamo dalle rocaille che abbiamo, vedete, da queste, usciamo e cominciamo la lavorazione, diciamo, esterna dell'orecchino. Naturalmente tutto questo passaggio fatto finora dell'incastonatura, se a voi non interessa, potete passare direttamente a questo. Quindi l'orecchino viene bello lo stesso. Certo, il rivoli all'interno dà un po' più di luminosità, questo è indubbio, ok? Ok, allora, quindi usciamo dalla perlina di vetro, quella diciamo nera, ok? A questo punto noi dobbiamo inserire una super duo, naturalmente io ho della colorazione verde, poi una di queste perle di vetro rosse. Queste sono simili alle tila, la grandezza è uguale, diciamo che cambia la forma, questa è rotonda e dobbiamo inserire un super duo nuovamente, quindi questa sequenza, ok? E entriamo nel foro opposto della perlina di vetro nera. Si creerà questo, ok? Dobbiamo proseguire in questo modo per tutto il giro, quindi nuovamente super duo verde, un'altra di queste perle di vetro rosse e un'altra super duo verde all'interno del foro successivo della perlina di vetro nera. Vari occhi in giro, proseguite in questo modo fino alla fine del giro. Ho inserito, diciamo, l'ultima sequenza, usciamo e naturalmente passiamo all'interno della lavorazione, poiché è molto morbida, io sto usando un Fireline 15, ci vediamo una volta che avete effettuato questo passaggio un paio di volte. Scusate, continuo a fare spegnere e accendere le lampade perché qui c'è un tempo da lupi, veramente. E quindi un po' va via la luce, poi viene a piovere, poi smette. Comunque, adesso ho ritolto la luce, siamo senza luce, però c'è luce, è abbastanza luminoso qui. Allora, abbiamo quindi fatto questo passaggio, siamo passati attraverso la lavorazione. Una volta che usciamo, diciamo, io sono uscita da questa super duo, in questo passaggio dobbiamo semplicemente inserire questa super duo all'interno. Quindi passiamo, foro superiore della super duo, inseriamo una super duo nuovamente e ci inseriamo nel foro superiore della perlina di vetro rosa. Vedete? Quindi qui risulterà facile, vedete? Nuovamente un ulteriore super duo e ci passiamo nel foro superiore della super duo. In questo modo.
A questo punto invece, una volta che siamo praticamente qui, dobbiamo inserire in questo passaggio invece, dove abbiamo queste perle di vetro nero sotto, una su per duo, un cristallo 3x4 e una su per duo, e andiamo a inserirci all'interno della su per duo successiva, foro superiore. Ok? Allora, questo è un passaggio che dobbiamo fare per tutto il giro. Quindi su quelle di vetro nere inseriamo la sequenza di super 2 cristallo super 2, dove ci sono le rosse inseriamo solo una super 2 tra la super 2 e quella rossa. Ok? Ci vediamo naturalmente alla fine del giro. A questo punto dobbiamo passare attraverso la lavorazione. Almeno una volta ci ritroviamo quando siete passati all'interno delle rocaille e delle super duo per rafforzare questo il tutto. Ok? Quando sentite che la lavorazione tiene bene, vi fermate e procediamo con l'ulteriore step. Quindi rafforzato la lavorazione, io sto uscendo ad esempio da questa super duo, foro inferiore, quindi ci portiamo nel foro superiore. Adesso vi spiego le varie sequenze da inserire. Allora, tra queste due super duo vicine dobbiamo inserire una semplice 15-0 matte. A questo punto, quando sotto vi trovate il cristallo 3x4, dovete inserire 3 rocaille 11-0. Nuovamente qui, dove ci sono le due super duo vicine, una rocaille 15-0. E per finire, qui dove ci troviamo questo vetro rosso da 6 mm, dobbiamo inserire una super duo, un cristallo 3x4, una super duo, un cristallo 3x4 e una super duo. Io sto usando le argentate per cambiare e farvi vedere meglio. E sapete benissimo che le super duo nascono nere, dopodiché vengono sottoposte alla colorazione. E queste però non sono le classiche argentate, io sto usando una colorazione diciamo che dà sul grigio più che sull'argento, ok? Quindi vedete, non è che è rovinata la Super 2, è proprio così. Quindi a questo punto dobbiamo inserirci all'interno della Super 2. Dovete fare questo per tutto il giro, quindi mi raccomando, la sequenza è importante. Ci troviamo alla fine del giro. Inserendo quindi l'ultima sequenza, tirando poi la lavorazione. Ok? Quindi finito il giro, dobbiamo portarci fuori, passate attraverso la lavorazione naturalmente un'altra volta, uscite fuori da una di queste super duo, vedete che queste sono quelle più esterne, sia qui che qui, che qui e qui. Ok? Quindi dobbiamo uscire da una super duo. Ci posizioniamo sopra, quindi il foro superiore, ed inseriamo a questo punto 3 11 0 entrando nel foro successivo della super 2. Così. Altri 3. Foro successivo. A questo punto dobbiamo inserire due 15-0 e una 11-0 e ci portiamo all'interno della super duo questa. Ok?
posizionata perfettamente. Quindi attraverso la lavorazione ci portiamo fuori da questa super duo per poter poi effettuare l'altro passaggio. Nuovamente una rocaille 11 215 all'interno del foro superiore della super duo. In questo modo. Qui nuovamente 3 rocaille e così per tutto il giro. Quindi sto inserendo le ultime rocaille all'interno della lavorazione, queste, vedete? Ed esco. Passiamo attraverso la lavorazione fino ad arrivare sopra, qui. Ok. Troviamo quando usciamo da questa rocaille prima della super duo. Prendiamo a questo punto il cappietto, quindi inseriamo. Siamo usciti da una rocaille, questa. Vedete? Inseriamo una 11.0, 3.15, una 11. E entriamo in quest'altra rocaille. Ok, adesso noi usciamo da questa super duo, torniamo indietro e passiamo all'interno del cappietto per rafforzarlo. Una volta rafforzato, passiamo all'interno della lavorazione e dobbiamo quindi arrivare fin giù. Ok. Cioè dobbiamo arrivare qua per creare la goccia. Prima però di arrivare giù, cioè per creare la goccia, qui creeremo una specie di picco con 3 rocaille. Quindi inseriamo 3 11 0 e entriamo nella rocaille successiva. Questo perché? Perché in questo modo l'orecchino si appiattisce, ok? Se no darà sempre un po' la parvenza bombata che io non voglio. Quindi passiamo attraverso la lavorazione, scendiamo fin giù e ci posizioniamo quindi qui nella super duo centrale. Ok. Qui dovremmo fare più o meno lo stesso discorso che sopra. L'unica differenza è che questo non è il cappietto, quindi avrà un disegno come questo. Vedete? Come questo. Quindi dobbiamo semplicemente inserire 3 11 0. Siamo usciti da questa rocaille prima della super duo, entriamo nelle rocaille successive. Ok? Vedete? Adesso voi dovete passare attraverso questa super duo e poi tornare indietro perché dovremo inserire la goccia. Quindi foro inferiore attraverso la lavorazione fino ad arrivare nel foro superiore della super duo.
e passare quindi all'interno delle rocaille. Ok, a questo punto entriamo nelle prime due di questo picco appena fatto. Inseriamo una 11-0 matte naturalmente, una 11-0 argento e una matte, sempre 11-0 mi raccomando. Prendiamo una goccia, la portiamo alla fine del filo, in questo modo. Prendiamo una perlina, una rocaille che può essere sia matte che argentata, decidete voi, io preferisco inserirla matte, e uscite, vedete? In questo modo. A questo punto dovete inserire la stessa sequenza. Nuovamente inseriamoci all'interno della rocaille, quella centrale. Così. Passate un'ulteriore volta per rafforzare e bloccare bene la goccia. Ci vediamo quando avete bloccato bene la goccia. Una volta che avete bloccato bene la goccia, vedete, passate attraverso la lavorazione fino a questo punto. Vedete? Dobbiamo creare lo stesso picco che abbiamo creato di qui. Poi l'orecchino praticamente è finito. Fate un paio di nodini ed è finito l'orecchino. Quindi usciamo. Dalla rocaille prima della Super Duo, vedete? Così. Ok, dovete inserire altre 3 11-0. Qui che abbiamo creato lo stesso disegno. Quindi a questo punto si passa attraverso la lavorazione e poi un paio di nodini e l'orecchino è naturalmente finito. Quindi qui potete fare un nodino. Bene. Ecco quindi l'orecchino finito, pronto per essere indossato. Spero che naturalmente il tutorial vi sia piaciuto, che sia stato chiaro e a presto con un nuovo tutorial. Ciao a tutti!